Un saluto a tutti ragazzi, io sono Tony 89. Oggi voglio farvi vedere come prendere l'argento nella nuova LEP Challenge. Inizialmente potrebbe sembrarvi più difficile rispetto a quella del Suzuki Sudo, perché avrete in mano veramente un'auto molto veloce che può prendere le curve a delle velocità incredibile. Del resto è un'auto da Formula 1 e quindi vi renderete presto conto che il limite siete voi e non la macchina. Non è come girare con un MX5, che quello riesce ad andare, e quindi il limite è la macchina. In questo caso il limite siete voi, perché certe curve veramente potrete prenderle a una velocità veramente incredibile, e ci sono alcune curve che riuscirete solo girando e riprovando e riprovando a prenderle a velocità sostenuta e fare veramente dei buoni tempi. Io vi dico la verità, è circa mezz'ora che sto girando e sono riuscito a prendere l'argento. Sono riuscito ad andare molto velocemente sotto all'1,24. E poi abbassare il tempo è stato difficile, soprattutto perché ti devi prendere dei rischi sempre maggiori, e quindi rischi di andare da testa a coda, rischi di uscire dal tracciato, insomma aumenti, cioè più tiri più sei a rischio errore ovviamente. Però rispetto al giro con la scudo, qui per come la vedo io è veramente veramente necessario prendersi qualche rischio per dover prendere l'argento. Mi sono messo alla guida del volante in questa serata, che è un po' più fresca delle altre, perché in altre condizioni non mi sarei mai poi mai messo. E qui vedete la prima curva che dovrete prendere veramente veramente, non dico a manetta ma quasi, dovete solo mollare un po' l'acceleratore, ma questo poi ve lo indico anche a video. E ho voluto mettermi al volante per fare questa nuova prova che è uscita, e perché avevo provato col joystick, però io a essere sincero sono un po' impedito col joystick, non sono poi così bravo neanche col volante, però diciamo che col volante me la cavicchio un po' meglio. Quindi cercate di essere, gli stessi consigli che vi ho dato nella precedente sfida, cercate di essere più puliti possibile nelle traiettorie, soprattutto in questo tratto che state vedendo adesso, che è molto molto tecnico, e dovete sfruttare proprio l'ampiezza della curva, della strada, e cercare di perdere il meno tempo possibile. Altri consigli che posso darvi è prendete solo le misure dell'auto, prendete dimestichezza con l'auto come era stato per la Scudo, però in questo caso qua ancora di più, perché ripeto, vi accorgerete ben presto che riuscirete a prendere le curve a una velocità veramente incredibile. Le impostazioni che ho usato io per gli aiuti: cambio manuale, trazione 0, ABS predefinita, e poi ho messo il controllo stabilità e l'aiuto contro sterzo forte, che vi aiuterà soprattutto in seconda marcia o quelle curve che richiedono la prima. Anche se io, a quanto ricordo, poi lo vedrete comunque anche a video, non mi è servito mai mettere la prima. La prima è molto rischiosa perché rischiate di andare in testa a coda. Ora vi lascio al video, spero che possa esservi di aiuto, perché ma riguardando anche come ho preso io le curve, ma può aiutarvi anche a capire come affrontare la pista. E un altro consiglio che vi posso dare, lo vedete anche sul mio giro, è utilizzare il fantasma, e io metto come secondi di differenza del fantasma 0,2, il che
vi permetterà di vedere l'auto fantasma del vostro giro più veloce appena avanti a voi. Quindi vi basta veramente poco. Voi sapete che nel momento in cui avete il muso avanti, avete o comunque siete alla pari col fantasma, avete già 2 decimi, siete già 2 decimi più bassi del vostro ultimo tempo. Il mio tempo è stato 1:22.986. Si può fare meglio, ma sinceramente vi dico che nonostante sia una serata un po' più fresca delle altre, ho già le palle in acqua e quindi mi fermo qui e mi accontento anche perché l'obiettivo dell'oro è bello tosto, secondo me, perché è 1:21.08 non è irraggiungibile. Cioè, mi basterebbe fare circa un secondo meglio di quello che ho fatto adesso e vi ripeto, ho girato mezz'ora e basta. Avevo fatto prima di questa mezz'ora delle prove col controller, ma non ero riuscito ad andare sotto all'1:27 col controller e poi invece col volante sono riuscito a fare molto meglio. Vi lascio, non voglio perdermi in altre chiacchiere, vi lascio al video e se vi è piaciuto mettete like e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Tony89.